L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Liliana, dici tutto. Allora, Questa è una variante del timbalo di tagliolini che vediamo un po' normalmente tutto allora. si fa in bianco con macinato, piselli e besciamella. Io, per non fare sempre le stesse cose, ho trovato una ricetta di un sugo che si faceva con cipolla, salsiccia sbriciolata e piselli. E poi l'hai cambiato un po' a E l'ho modo tuo. cambiata perché Ma questa chiaro. finiva là e si condiva la pasta. Io Ma invece ho preso i tagliolini e farò il tagliolini. timballo. Quindi con questo sugo preparato metterò la besciamella, la provola e il formaggio e lo metteremo in forno. E vedremo il sapore, se ci gusterà, se sarà comunque Questi sono i famosi gustoso. tagliolini già un po'. Questi li abbiamo cotti. Li ho conditi con il sugo che abbiamo fatto appunto con la salsiccia sbriciolata, e i piselli è un passato. E adesso li mettiamo Voilà. nella nostra teglia. Sotto Sotto c'era, non abbiamo abbiamo detto. detto c'è il sugo con la Besciamella. besciamella e il sugo che abbiamo fatto con la salsiccia sbriciolata, i piselli e cipolla. Adesso mettiamo la nostra provola affumicata. Provola. Mettiamo un po' di sugo. Sempre il discorso che facciamo prima, Sempre sempre quello, quella. il sugo è quello. L'hai messo da parte, eccetera, eccetera. Lo ripetiamo anche i pezzettoni di salsiccia, eccetera, eccetera. Vabbè. Mettiamo la besciamella. Besciamella. Su un timballo abbiamo detto sì. È un timballo, Eh solo che sì, è una chiaro. variante di timballo Sì. col pomodoro. E Formaggio. invece, sì. Nutritizio, eh. Così è la rimanenza dei Voilà. tagliolini. Voilà. Molto casereccio, vai. Sparpagliamo. Eccolo qua. Mettiamo la rimanenza del sugo. Primi pezzettini di salsiccia, se riusciamo, penso di sì. Sente che voglio Ok. pulire bene. Prendiamo quest'altro cucchiaio di legno. Per me non si butta niente, come dicono a Roma, insomma, dai. Mettiamo la nostra provola. Provola. La nostra besciamella. Mesh. Splash, mesh. Besciamella. E il formaggio. Finale. In modo che fa la crosticina. Ecco. Al forno Mezz'ora? un quarto d'ora 20 Quarto minuti, il tempo di che si fa la crosticina e si scioglie la provola. Gradi. A 200 gradi, e 200 gradi, ecco poi quello. siamo pronti per mangiarla. Quindi possiamo richiudere, va bene? Sì? Sì, Ok, buon artista appetito. esistenzialista, buona giornata a tutti.